Nei giorni scorsi gli uomini dell'associazione Gli Amici della Fontana si sono attivati per intervenire su alcune fontane della nostra città. La prima ad essere rimessa a nuovo è stata la fontana di Porta Montanara, in cui tantissimi faentini e ciclisti si dissetano durante le loro passeggiate. L'intervento, terminato ieri, si è concentrato soprattutto sull'eliminazione di alcune scritte con cui era stata imbrattata, soprattutto nella parte di marmo che la ricopre e che da ieri è tornato bianco come un tempo. Nel mirino dei volontari ora ci sono altre due importanti fontane faentine che rappresentano due vere e proprie opere d'arte. Una è quella del Parco Calamelli, ad oggi più simile a un grande bidone per la spazzatura coperta da scritte varie. L'altra è quella in Piazza Lanzoni, all'inizio del borgo, subito dopo il ponte. Anche in questo caso anni di incuria l'hanno lasciata quasi abbandonata allo scorrere del tempo e delle stagioni. Infine sarà praticato un importante intervento anche sulla fontana monumentale, che verrà dotata di nuove ed economiche luci a LED. Intanto domani sera si riuniranno per la tradizionale riunione generale annuale per parlare dei progetti conclusi e di quelli futuri. Francesca Diletta per Faenza Web TV.